Dopo la prima cerimonia a Catanzaro si completa l'insediamento nell'arcidiocesi del vescovo Claudio Maniago con l'ingresso nella cattedrale di Squillace. La prima tappa, la visita nel suggestivo santuario della Madonna del Ponte, antico luogo di culto mariano. Sosto ai tuoi piedi, come ha fatto San Giovanni XXIII in questo luogo quando era nunzio apostolico, per consegnare al tuo cuore di madre la mia preghiera. Intercedi presso il tuo figlio Gesù perché doni a me, pastore di questa diocesi di Catanzaro-Squillace, una rinnovata ricchezza della sua grazia, la fedeltà al mio ministero episcopale, la forza, la sapienza e la carità degli apostoli per insegnare, santificare, guidare questo popolo santo di Dio verso la via della salvezza. Poi la visita alle suore di clausura, quindi la festa per l'ingresso nella cattedrale. Il vescovo da solo è praticamente una testa senza corpo, quindi un corpo funziona se la testa funziona, certo, ma se poi le gambe, le mani, le braccia, ognuno fa la sua parte. E allora si cammina insieme. L'insediamento di Monsignor Maniago a Squillace ha coinciso con la traslazione delle reliquie di Sant'Agazio e la riapertura della cappella del Santo Patrono, riportata all'antico splendore dopo un lungo restauro e restituita alla cittadinanza.